Siamo all'Europarlamento e incontriamo l'europarlamentare Sofo, che ha appena oggi concluso, partendo appunto dal territorio, la Locri, ha incontrato una delegazione proprio della città di Locri per rapportarsi con loro e soprattutto per le prospettive future di un territorio, la nostra e la sua, che comunque è il territorio Calabria, quello che è più vicino a lei. Sì, ho ospitato questa delegazione all'amministrazione comunale di Locri, che è capofila di un progetto europeo che vede, diciamo, Locri come rappresentanza dell'Italia e poi altri paesi, altri quattro paesi europei, che è finalizzata proprio alla sensibilizzazione al progetto europeo. Ecco, quello che ho ricordato e rivendicato, diciamo, in un certo senso è la necessità che il progetto europeo si, diciamo, venga reimpostato riportando al centro quei territori che oggi sono messi ai margini perché considerati, diciamo, periferie, no? Quindi aree meno importanti, che in realtà costituiscono anche geograficamente la gran parte dell'Europa, no? E che, anche se non sono i centri finanziari, le capitali, ma sono comunque state protagoniste anche della cultura, della storia del nostro continente. Quindi mentre noi abbiamo un'Unione Europea che oggi è forse concentrata troppo anche in termini di risorse, in termini di progettazione sulle grandi città, sulle metropoli, sui centri finanziari, dobbiamo invece fare in modo, diciamo, riorientare la politica europea invece su quelle che sono i borghi, le aree interne, i piccoli comuni, zone che come la Locride hanno dato tanto all'Europa, pensiamo alla Magna Grecia, e a cui quindi l'Europa deve dare tanto. L'Europa, lei, Fratelli d'Italia che si è posta in questi giorni, visto il problema calabrese, non solo calabrese, perché è un problema italiano ed europeo, quello dell'immigrazione, abbiamo visto negli ultimi giorni i numerosi sbarchi, Fratelli d'Italia che si è posta anche fermamente con l'Europa, come si pone lei da europarlamentare? Guardi, peraltro europarlamentare che rappresenta Fratelli d'Italia e i conservatori europei proprio in commissione immigrazione, quindi sono, essendo tra l'altro incaricato dal mio gruppo parlamentare proprio di seguire i negoziati che riguardano la riforma del Trattato di Dublino per ciò che riguarda in particolare l'asilo, quindi l'accoglienza. Quello che sto spiegando ovunque, anche alla stampa estera, proprio alla stampa francese in questi giorni di scontro anche politico con la Francia, è che la difesa delle frontiere italiane è un interesse di tutti, perché da noi arrivano, ma la maggior parte poi transitano e finiscono negli altri paesi. L'Europa ha 100 milioni di persone in stato di povertà su 500 milioni di abitanti, cioè un cittadino europeo su 5 non fatica ad arrivare alla fine del mese. Come possiamo pensare che in una situazione di crisi economica come questa possiamo, diciamo, pensare di accogliere indiscriminatamente, diciamo, milioni e milioni e milioni di africani o di persone che vengono da paesi che sono in stato di povertà? E non abbiamo il sistema, non abbiamo la ricchezza per poter fare questo, e quindi non faremo altro che aggiungere povertà alla povertà e alimentare quelle che poi sono le reti criminali.